Squadra che vince non si cambia, termine calcistico, che adesso si può ben applicare anche in politica in vista delle prossime amministrative del 28 maggio in Teriblea. Non intende infatti cambiare assetto politico il centrodestra, reduce da una schiacciante vittoria durante le scorse politiche regionali, ma per farlo dovrà contare su figure con cui ha già fatto squadra in passato. Fratelli d'Italia, rappresentata dal senatore Salvo Sallemi, e Lega con il segretario regionale Lino Minardo, ne sono ben consapevoli e per questo sono tornate a sedersi attorno allo stesso tavolo per portare agli elettori il nome di un unico candidato a sindaco che sia espressione dell'intera coalizione. Presente anche il deputato regionale, sempre di Fratelli d'Italia, Giorgio Assenza. A mettere però i bastoni tra le ruote sarebbe l'ex sindaco di Modica, Ignazio Abate, adesso deputato regionale con la nuova DC di Cuffaro, che all'ARS sostiene la maggioranza e lavora in squadra proprio con Lega e Fratelli d'Italia. A Modica invece Abate cambia atteggiamento, rifiuta i propri alleati palermitani preferendo fare quello che ha sempre fatto, ovvero l'uomo solitario, forte e probabilmente dei propri consensi. Stessa storia anche a Ragusa, dove il deputato modicano si è mostrato molto più vicino al sindaco uscente Cassiche e al progetto di Fratelli d'Italia. Insomma, un atteggiamento ritenuto dalla stessa coalizione nazionale e regionale ambiguo e provocatorio, che ha portato il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi a lanciare un appello dal sapore più che altro di ultimatum. Noi siamo aperti e disponibili al dialogo, ma se Abate, ha dichiarato Sallemi, continuerà a disertare gli incontri, vuol dire che avrà fatto una scelta e andrà alle elezioni da solo. Sono fortemente convinto, e lo sono anche i miei colleghi, continua Sallemi, che solo uniti potremmo presentarci agli elettori con un progetto forte. È proprio per questo che il nome del candidato non può essere deciso autonomamente da uno di noi, ma deve essere condiviso. Tutto nato anche dal fatto che Abate, al tavolo di coalizione della scorsa settimana, utile a fare il punto proprio sulle prossime amministrative, Blè non si è mai presentato. Ne segue che Abate potrebbe presto non più decidere di restare da solo, ma subire la scelta della stessa coalizione con cui si trova a dover lavorare a Palermo, situazione che potrebbe avere anche delle ripercussioni proprio all'interno della nuova DC, dove Abate riveste un ruolo di primo piano. Non è detto infatti che il partito gli permetta di lavorare in assoluta autonomia a livello locale, ripudiando gli attuali alleati. Insomma, per il centrodestra sarebbe ormai chiaro, o con noi o contro di noi, e non resta che attendere i prossimi giorni per magari avere un'idea più chiara dello scacchiere politico attualmente fin troppo ambiguo. Abate si siederà con il centrodestra o preferirà restare ancora da solo, e quali saranno quindi le conseguenze? Saranno inaugurati lunedì 20 febbraio i nuovi locali del pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Alla cerimonia saranno presenti il presidente della regione Renato Schifani, oltre ai vertici dell'ASP 7 di Ragusa. I lavori sono iniziati nel 2020 nella struttura di circa 700 metri quadrati e non hanno causato grossi disagi alla comunità per via del loro differimento. Al termine della cerimonia, quindi lunedì, il presidio sarà attivo. I lavori in questione del progetto complessivo di ristrutturazione e di ampliamento sono frutto di un investimento di 2.790.000 euro, somma frutto di un cofinanziamento, 1,8 milioni che derivano da un decreto dell'assessorato regionale alla salute e 974.000 euro invece di competenza di bilancio aziendale. Questa prima fase dei lavori ha permesso la realizzazione di un edificio ex novo, dove saranno allocati la camera calda, 4 aree d'emergenza, la sala dei codici bianchi, anche la sala d'attesa, l'area triage, l'area d'osservazione breve ed un ambiente per accertamenti diagnostici, oltre ad un ingresso dedicato a pazienti infetti. Il secondo troncone dei lavori, invece ancora attualmente in itinere, prevede la riqualificazione del blocco già esistente, dove nasceranno invece un'area di osservazione breve intensiva, oltre a delle stanze di degenza. È un momento atteso dalla comunità vittoriese, ma dall'intera provincia Eblea, ha spiegato il commissario straordinario dell'ASP di Ragusa, Fabrizio Russo. Questa apertura segna un passo avanti verso gli obiettivi, che sono il soddisfacimento del bisogno di salute,
oltre alla necessità di garantire standard elevati di cura e di assistenza. In altre parole, con questi interventi sarà possibile disporre di spazi ampi per far fronte al carico di cittadini che si rivolgono al pronto soccorso, che sarà inoltre adeguato agli standard strutturali ma anche impiantistici. I nostri pescatori, spiegano i consiglieri di Fratelli d'Italia di Vittoria, devono fronteggiare la crisi, i rincari e i costi delle materie prime e non possono anche fare i conti con un porto poco sicuro e potenzialmente rischioso per la loro sicurezza. A ribadirlo, i consiglieri di Fratelli d'Italia, in seguito all'approvazione nel corso del Consiglio Comunale del 16 febbraio di una mozione presentata proprio dal gruppo e condivisa in Consiglio Comunale sul porto di Scoglitti. A creare questi disagi ulteriori peraltro ai pescatori di Scoglitti l'annoso problema dell'insabbiamento. I consiglieri chiedono quindi sicurezza per questi pescatori costretti a fronteggiare e a lavorare in una struttura che ha bisogno di interventi. Il gruppo di Fratelli d'Italia ha così incontrato gli esponenti dell'Associazione Pescatori San Francesco ed insieme ad altri gruppi di opposizione ha poi presentato la mozione. La mozione, hanno spiegato i consiglieri, è stata ampiamente condivisa e serve per chiedere all'amministrazione di procedere con i lavori della movimentazione della sabbia, per i quali sono previsti fondi per 30.000 euro dalla regione e 10.000 dal comune, e con i lavori della messa in sicurezza del porto. L'approvazione segna un passaggio importante perché attendiamo adesso che venga dato seguito ai lavori. Adesso è il tempo dei fatti e degli atti amministrativi, evidenzia Vinci Guerra. Vigileremo affinché l'amministrazione dia seguito a questi impegni. Il nostro gruppo si è impegnato per portare in consiglio queste richieste dopo una fase di ascolto con il senatore Sallemi e l'onorevole Assenza. Ringrazio quindi l'Associazione San Francesco per il costruttivo dialogo e i colleghi consiglieri che hanno sostenuto questa richiesta in consiglio. Stoccaggio di rifiuti speciali, immobili abusivi e anche lavoratori in nero è quanto scoperto dai carabinieri a Scicli durante un'operazione a contrasto dei reati ambientali. Un'area di circa 15.000 metri quadrati è stata sequestrata e un imprenditore sciclitano denunciato. I fatti risalgono allo scorso martedì mattina, quando i militari della tenenza carabinieri di Scicli, unitamente ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Ragusa, coadiuvati dal personale del nucleo ambientale della polizia provinciale di Ragusa, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto e alla repressione dei reati ambientali, hanno deferito in stato di libertà un imprenditore edile di 31 anni di Scicli, legale rappresentante e amministratore unico di una società ragusana. Lo stesso, all'interno di una vasta area nei pressi di contrada Guargazzi a Scicli, avrebbe svolto attività illecita di raccolta, stoccaggio e recupero di rifiuti speciali, materiali ferrosi e plastici, polistrolo, legno e tritovagliatura. L'area di circa 15.000 metri quadri di estensione, con annesso capannone industriale abusivo di circa 700 metri quadri, è stata sottoposta a sequestro da parte delle forze di polizia operanti ed affidata in custodia giudiziale all'imprenditore scritano. Nella medesima cornice operativa, inoltre, durante il controllo a due imprese edili ubicate nel magazzino comune di deposito materiali, sempre in contrada Guargazzi, i carabinieri del NIL hanno rilevato diverse violazioni in ordine all'assunzione di alcuni lavoratori presenti. Sono stati di fatto individuati 3 lavoratori in nero su 15 presenti. I militari dell'arma hanno poi proceduto a contestare la sanzione amministrativa per la violazione commessa per complessivi 13.300 euro, adottando anche il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Nessuna comunicazione ai cittadini e turisti sui servizi igienici fruibili a Ragusa Ibla, che di fatto restano ancora chiusi al pubblico, in particolare quelli di via Novelli off limited da settimane. A denunciare l'ennesimo pessimo biglietto da visita di una cittadina patrimonio dell'UNESCO è Pippo Chipinti, presidente provinciale di Confimpresa Iblea. Proprio nella giornata di ieri, ricorda a Ibla, c'erano tanti studenti in gita con la scuola. È stato davvero imbarazzante comunicare ai docenti che
bagni erano chiusi, ma la città è davvero pronta, quindi si domanda a occhi pinti offrire tutti i servizi indispensabili per essere considerata davvero turistica. Purtroppo la risposta è negativa. Confimpresi Blea chiede quindi un tavolo di confronto per programmare nel migliore dei modi l'avvio dell'imminente stagione estiva. Tra le richieste, la programmazione degli eventi, la zona a traffico limitato con orari diversi e il potenziamento dei collegamenti in bus tra i due centri storici. Ad oggi non abbiamo alcuna notizia sulle iniziative da programmare nel quartiere barocco, commenta ancora Occhi Pinti. Il nostro timore fondato è che quest'anno si arrivi all'estate con un nulla di fatto. Non esiste un cartellone degli eventi, non esiste un filo conduttore, come se tutto fosse affidato al caso. Governare una città, conclude Confimprese, non è semplice, ma certamente assumere decisioni senza una condivisione con le categorie produttive e dai responsabili.